Così finiva la terza parte. Dopo il cambio della guardia al palazzo presidenziale Chandor, la discesa con la funicolare riva destra del Danubio a Buda. Tutti i ponticelli, vedi, poi venire su a piedi. Sì. Così. Così. Bene, diamo inizio alla quarta e ultima parte di questo Budapest aprile 2017. È dedicato, ma va, soprattutto a treni, tram, metro. Budavári Sikló, questa bella funicolare che sale al castello, risale al lontano 1870 e la vediamo come dopo la completa ristrutturazione del 1986. Il capolinea inferiore è accanto al Ponte delle Catene. Sul lungo fiume della sponda di Buda, tram delle linee 19 e 41. Questo è un Ganz articolato a tre casse. Mentre arriva un Tatra T5C5 primi anni 80, salgo su un nuovo Urbos 3 della spagnola CAF. Al bel Ponte della Libertà anno 1896 scendo alla fermata delle Terme, anzi Bagni Callert, dove confluiscono attraversando il ponte anche i tram delle linee 47, 48 e 49. Altri due tram articolati Ganz, detti Ciuclos. Terme in tipico stile Art Nouveau anno 1918. Budapest sorge su ben 125 sorgenti termali, una regina delle acque. A partire dalle terme romane, poi coi bagni dell'impero ottomano. Dai tram Tatra primi anni 80 alle inconfondibili Trabant a due tempi, nate nel 1957 nella DDR. Siamo in piazza Secheni, sponda di Pest, dove parte il decisamente insolito autobus anfibio che gira la città e poi va a tuffarsi nel Danubio. A bordo salvagenti e canotti. All'inizio è come su uno dei soliti bus turistici in giro per il meglio della città.
Poi arriva al possente Danubio e il bus anfibio imbocca uno scivolo e senza rallentare più di tanto entra decisamente in acqua. Eccoci. Esperienza nuova, non di tutti i giorni. Battelli come questo, da ben 104 metri, risalgono il Danubio, Bratislava, Vienna, fino a Passau, la città dei tre fiumi in Baviera. Brevi immagini per rendere la divertente navigazione nel bel Danubio blu, che è tutto tranne che blu, costeggiando l'isola Margherita e fino oltre al Palazzo del Parlamento. Dalle vivaci strade del centro alle onde dolci del Danubio. Il ponte Margherita, su cui passano i moderni tram combino delle linee 4 e 6. Il neogotico Parlamento anno 1904, fra gli edifici più grandi al mondo, 691 locali, 10 cortili, 27 ingressi, lungo 268 metri, largo 123, cupola alta 96 metri, ho dato i numeri. Innumerevoli questi grandi battelli che, facendo sempre scalo o partendo da Budapest, percorrono il Danubio con itinerari diversi, cibi, vini, musiche, panorami privilegiati, sempre suggestivi. Un enorme business per questa perla del Danubio che è Budapest. Il bus anfibio è coinvolgente, sì, ammissione di un ferro vipatico, quasi come da un tram della linea 2 sul lungo fiume di Pest o un tram 1941 sulla sponda di Buda, sui tram 4 e 6 che percorrono il grande corso a forma di anello. Rimando ai video precedenti. Timone, pardon, volante tutto a destra e andiamo allo scivolo. Che è questo? Dietro i tram della linea 1 sul ponte Árpád, uno dei 9 che collegano le due rive di Budapest. Di fronte l'isola Margherita, Margit-sziget, lunga 2,5 km e occupata da un unico grande parco, polmone verde della città, a cui è collegata con due ponti. Lento, grandissimo e maestoso scorre il fiume. Tuna è il nome del Danubio in ungherese. Bene, rieccoci in terraferma e asciutti. Certo, un classico trappolone turistico questo bus galleggiante, ma alla fine una bella esperienza, unica di sicuro e pure divertente. A due passi, la Basilica di Santo Stefano è recente, costruita fra il 1851 e il 1905 in stile neoclassico. Alta 96 metri alla cupola, sì, come il Parlamento, par condicio. Una boccone veloce in zona al Pesti Vendeglo. Vendeglo significa locanda in ungherese. Cibi tradizionali e molto low cost. Conto da regolare solo in contanti, va da sé.
Sì, l'ungherese è molto difficile. A questa Baiti Zilinski Ut prendiamo la linea M1 gialla del metrò. Già lo stile della fermata lo mostra. La linea risale al 1896 e corre praticamente sotto, a soli 3 metri di profondità, del celebre Andrássy Út, il più importante viale di Budapest. I convogli di altezza ridotta e a piano ribassato, fra i primi in assoluto, sono dei Ganz del 1973, ristrutturati nel 96. Presa corrente a pantografo. Nota, i convogli non hanno riscaldamento su questa linea. Fu la Siemens a costruirla, 2000 uomini in 2 anni di lavoro. La linea lunga 3,7 km all'ora e fu aperta in occasione del millenario ungherese. Il re Francesco Giuseppe, che la inaugurò, per dire, aveva un suo treno personale. Capolinea di Vörösmarty tér. Ora il convoglio manovrerà per portarsi sul binario per il ritorno. La linea nacque già tutta a doppio binario. Una sola rampa di pochi gradini e si apre Vigadò tér con l'eclettico e liberty palazzo della sala concerti e davanti il Danubio con il palazzo reale sulla sponda di Buda. Piccolo parco, oasi di pace, pieno di fiori, una fontana, sculture e la fermata dei tram Ganz, anni 80 della linea 2 che costeggia il Danubio e la camminata lungo il fiume sulla sponda di Pest. Se ne sta seduta in posa naturale sulla ringhiera del tram, lei, la mia preferita, fra le miriadi di statue in bronzo della città si intende. Kiskirailani, la principessa sul Danubio, che per la verità assomiglia più a un folletto. Va verso il Ponte Elisabetta, ricostruito nel 1964, l'originale del 1897, fatto saltare dai tedeschi nel 1945. A monte invece il Ponte delle Catene, originale del 1849, il più vecchio e il più noto della città. E questo lo prendiamo, un veloce riposino e al solito di buon mattino vado alla, 2 passi dall'hotel, stazione di Newgate e scendo a prendere metrò linea M3 blu. Meta di oggi la storica stazione di Keleti, principale capolinea del traffico internazionale e interurbano di Budapest. Convogli di costruzione sovietica, metro wagon mash, anno 1976, quando fu aperta questa linea 3 di 16,5 km.
preso a DH Ferenc Ter, interscambio con la linea M2 rossa, che mi porterà alla stazione di Keleti Pajaudvar. Sulla linea questi nuovi Alstom Metropolis serie AM5 anno 2010. Keleti, ovvero stazione est, subito aria di tempi andati, stile fra il neorinascimentale e l'art nouveau. Costruita fra il 1881 e l'84, impiegando ferro vetro per le strutture, facciata, portali, finestroni, gallerie dei treni, molto elegante nell'insieme, il fasto che fu dell'impero austro-ungarico. Un patrimonio architettonico ben conservato e preservato. In testa all'Intercity per Bucarest, Romania, la 470-010, una ES64 di costruzione Siemens, dalla livrea molto particolare. Omaggio e commemorazione alla squadra d'oro, Arancia Pat, la nazionale di calcio degli anni 50 della Grande Ungheria, con i volti dei calciatori sulle fiancate della loco. Per dire, nel 1953, quando fu inaugurato lo Stadio Olimpico di Roma, fu invitata l'Ungheria di Ferenc Puskas e vinse per 3-0. Trax della Bombardier da 5600 kW. A személykocsik számozása a vonat elején 21-es számmal kezdődik. Tipica loco da manovra, ex serie M44 modificata, loco già viste nelle stazioni di Delhi e New Gati. Hungaria Eurocity vonat indul Párkány, Pozsony, Gyurgyó, Prága, Dresda. Corti spezzoni di rotaia non saldati come ai bei tempi. Libera all'Eurocity 172 Ungheria per Bratislava, Praga, Dresda, Berlino, Amburgo, 14 ore di viaggio, 1300 km. In testa una politensione Skoda serie 380 delle Ferrovie Ceche.
una 4.31 per l'Intercity 560 Dalia per Nirek Casa, in composizione ridotta. Inutile aggiungere le mie preferite. Stadler Flirt a quattro casse per Hakpan, a una sessantina di chilometri da Budapest. Volte al giorno i railjet delle OBB, ferrovie austriache, collegano Budapest con Vienna, Salzburg e Monaco. Altra 380 delle ferrovie ceche, l'ultima della serie, che è di 20 loco, da ben 6.400 kW. Funzionamento sia sotto i 25 kV, i 15 kV e i 3.000 V corrente continua. Quest'altro Flirt va a Suishap, a est di Budapest. Trax, costruzione Bombardier anno 2011, in livrea che celebra il 170° delle ferrovie in Ungheria. Reservations may be purchased for domestic and for international destinations. The number of carriages starts with 422. Destinazione Shatura Ayauyei. E quando dico che l'ungherese è difficile. Lasciando questo gioiello neorinascimentale che è la stazione di Keleti, un doveroso accenno agli architetti e un'idea dei sontuosi interni austro-ungarici.
Non per forza deve essere noioso viaggiare in metropolitana quando le linee si presentano così molto belle e ben tenute. Poi a De Ferenc Tér, interscambio con linea M3 blu e i suoi vecchiotti e per me interessanti convogli Metro Wagon Mash anni 70 secolo scorso di costruzione sovietica. Un nuovo splendente rinnovato convoglio Metro Wagon Mash della linea M3. Convogli che dovrebbero restare in esercizio, mi dicono, per i prossimi 30 anni. Ritransitando su un tram combino della linea 4 davanti all'altra bella stazione ottocentesca, quella già visitata di Newgati, ecco questo corpo di fabbrica sul lato destro, andiamo a visitarlo perché è un bar. Il triestino Paolo Rumiz ebbe a scrivere, e sono d'accordissimo con lui, nessuno mi toglierà la certezza che l'Europa era più Europa un secolo fa, quando mia nonna andava in giornata in treno da Trieste alla Transilvania. Occasione, sempre con gli ex sovietici Metro Wagon Mash, andando verso il capolinea di Újpest, Quater Pass digestivi in riva al tranquillo Danubio, un monumento a martiri nella Seconda Guerra Mondiale. Digressione fluviale per accennare di sfuggita alle tante linee dei silenziosi filobus in città. Sono ben 14 le linee. Questo un trolleybus Skoda Solaris Trollino. Fra le quattro linee di metrò, questi indistruttibili convogli anni 70 costruiti a Mitische, vicino Mosca, va da sé che sono i miei preferiti, col loro aspetto così solidamente retro. Prendiamo questo per quattro fermate per trasbordare su altro metrò che è storia. Parte da Vörös Marty, accanto al Danubio, la Földalatti Vasút, metrò linea 1 gialla, a sagoma ridotta, inaugurata nel lontano 1896, seconda in Europa dopo Londra. Scendiamo
andiamo a questa fermata che era il capolinea originale del 1896. Ora la linea prosegue per un'altra fermata. Sopra di noi c'è Feuchatterêt, la piazza degli eroi. Tanti i simboli politici e storici in Piazza degli Eroi. Sintetizzo. Sulla sinistra il monumentale Museo di Belle Arti dei primi del Novecento, stile eclettico neoclassico. Sulla destra la Galleria d'Arte. Eventi e manifestazioni sono di casa in spazi così vasti. Al centro il Monumento del Millenario, con le statue dei capi delle sette tribù che fondarono l'Ungheria nel IX secolo e altre statue allegoriche della storia nazionale. La costruzione durò dal 1896 al 1929. Imponente e iconica piazza, dunque, con la storia dell'Ungheria. Alle spalle della piazza, fra bei palazzi, un grande zoo permanente, zoo d'altri tempi, fra i più antichi, aperto nel 1866. Edifici costruiti tra il 1909 e il 1912, entrata monumentale, stile secessionista decorato, con tanto di elefanti. Quasi di fronte un grande complesso termale, Seceni Fjordo, che è già nel parco di Városliget, tradotto il bosco della città, dove decisamente puntiamo al laghetto artificiale, vista l'ora, e al ristorante che vi si affaccia. Il mio scontato pizzino col menù tradotto ci fa andare sul sicuro. Una attrazione nel parco è il castello Vajdaunjadvara, costruito in quattro stili diversi, romanico, gotico, rinascimentale e barocco, fra il 1896 e il 1900. È una parziale copia di un castello in Transilvania, edificato originalmente in legno, ma vista la popolarità subito riscossa, ricostruito in pietra e mattoni. Sempre in ogni città come souvenir investiamo in opere d'arte. 5 euro tutti. Oltre a questo castello, nel parco anche un impianto di montagne russe in legno. Sì, il graticcio è tutto in legno, anno 1926, fra i più antichi ancora funzionante. Impianto lungo 980 metri, altezza raggiunta 17 metri, velocità dei vagoncini in legno 40 all'ora, una chicca. Nei giardini, inquietante statua di Anonymous, il primo che raccolse e descrisse la storia ungherese in lingua latina nel XIII secolo e rimase anonimo. Niente anonimi questi convogli Ganz del 1973, ristrutturati nel 96. La linea è a 550 V corrente continua, ogni motrice 4 motori da 90 cavalli. La velocità sulla linea è 50 all'ora. Capolinea, Danubio, giusto un locale davanti al Parlamento dove veder transitare qualche tram.
su questa panoramica linea 2 i tram articolati Ganz sono degli anni 1969-70, una trentina ancora in servizio oggi. Ultima volta sui sovietici metro wagon mash del metro M3. La destinazione è chiara, l'aeroporto. Ma il metro ancora non ci arriva. Al capolinea di Kubania Kispest c'è da prendere un bus della linea 200E. C'è per la verità un collegamento ferroviario in treno fra la stazione di Nyugati, zona in cui era la nostra base, e l'aeroporto. Ma la stazione del treno è a Feriegi, che è al vecchio e chiuso T1, mentre ora gli aerei partono dalla T2. Lontanuccio. Budapest all'aeroportino di Bergamo, che è a Orio, a 10 minuti dal centro città, nome commerciale il Caravaggio, un'oretta e mezzo di volo che letteralmente vola ammirando la cartina geografica che scorre al finestrino. Solita toccata brusca e subito la frenatona aggiunta all'inversione di spinta, abituale procedura per cui Ryanair è famosa. Ottimi sempre i Boeing 737-800.